Sindaco, nel calendario degli eventi estivi il Carnevale insomma, ha uno spazio importante, cambia la collocazione, cambiano anche le organizzazioni, le novità, ma insomma questo è un appuntamento irrinunciabile per Alba Adriatica. Irrinunciabile perché è un appuntamento tradizionale, è un appuntamento che riesce a coinvolgere l'intera città nella preparazione di questa serata che aspettiamo tutti con curiosità, perché quest'anno ci sono stati molti cambiamenti, alcuni sono stati annunciati, quindi vivrà la zona nord e la zona sud, le due zone vivranno in contemporanea, quindi animazione, spettacoli, musica dal vivo, complessi, ma soprattutto carri allegorici, gruppi, gruppo principale ormai è stato annunciato, è del Carnevale di Mister Bianco, quindi una festa della città dedicata alla città, una festa che ha coinvolto tantissimi cittadini, tantissime associazioni, ed è una festa che presenta Alba Adriatica ai turisti che vivono, che soggiornano qui e che vivranno con noi questo grandissimo evento che aspettiamo tutti. Mancano due ore, adesso ci sono le zone family, i bambini si stanno divertendo, quindi è un evento per le famiglie, un evento per i giovani, è un evento per tutti, quindi sarà musica, sarà colore, sarà soprattutto creatività, perché i vestiti hanno una creatività, una artigianalità particolare per tutti i gruppi, compresi i gruppi albensi. Circa 600 persone di Alba Adriatica hanno lavorato in questo mese precedente per prepararci quella sorpresa che a breve vedremo tutti e vedranno tutti. E poi lo scenario è quello del lungomare, insomma l'intera riviera chiusa al traffico, è, insomma come dire, patrimonio sotto questo punto di vista dei carri, dei gruppi mascherati, ma anche delle tante persone insomma che seguiranno l'evento. Guardi, il lungomare chiuso al traffico è un'immagine meravigliosa, tu adesso in questo momento lo puoi vedere, è un lungomare che accoglie tutti, è un lungomare dove tranquillamente si può passeggiare, un lungomare dove si può andare in bicicletta, è un lungomare che questa sera sarà il palcoscenico di questo grande Carnevale del Mare 2024. Io auguro a tutti di divertirsi in un clima di serenità e soprattutto auspico il rispetto di tutte le mie ordinanze affinché tutto avvenga nella massima sicurezza e tranquillità possibile. È un momento di divertimento, è un momento di gioia, è un momento dove tutti potremmo godere di questo bellissimo lungomare e soprattutto di questo momento di festa speciale e particolare per Alba Adriatica, come lo è sempre stato. È la 31ª edizione e l'accogliamo con tanta gioia e ringrazio veramente di cuore l'associazione Paidia, che da quando è concluso il Carnevale 2023, è stata già al lavoro per il Carnevale 2024, e la sua capacità di coinvolgere tante associazioni, tanti cittadini del territorio e di stare accanto all'amministrazione in una organizzazione praticamente che viene condivisa a tutto tondo anche con gli operatori turistici, che ringrazio perché anche loro so che hanno partecipato economicamente all'organizzazione e alla riuscita dell'evento.